È stata fatta una revisione generale dello strumento, è stato smontato completamente, pulito e rimontato completamente. Adesso stiamo facendo la cordatura per riportarlo a tutti i parametri originali di quando è stato costruito. Torna alla vita l'organo Mascioni al santuario di Montegrisa. Lo strumento fu costruito nel 1983 dalla ditta Mascioni di Azio, in provincia di Varese, tra le più antiche fabbriche d'organi in Europa. Quello di Montegrisa è caratterizzato dall'avere trasmissioni meccaniche per le tastiere ed elettriche per l'azionamento dei registri. I somieri, le strutture che forniscono l'aria alle canne a una pressione costante, sono del tipo a canale con tasto per registri a stecca. La console, ovvero l'insieme dei manuali, dei pedali, delle staffe, dei comandi di registro, dei pedaletti, dei pistoncini a disposizione dell'organista, è sistemata a finestra nell'organo, che ha due tastiere di 58 note e una pedaliera concava radiale di 30. Da tempo l'organo Mascioni era in attesa di un restauro confacente al suo valore. Purtroppo, oltre ai segni dovuti al tempo e all'usura, presentava anche tracce di interventi mal riusciti che non permettevano più allo strumento di suonare con la qualità che lo contraddistingueva. Credo che sia un grande apporto che viene dato alla città di Trieste, perché per tanto tempo ci siamo accorti, anche se noi siamo qui solamente da 3-4 anni, che si faceva un pochino fatica, ecco, a riconoscere l'importanza di questo luogo.